vecchio cinema, vecchio cinema, vecchio cinema, vecchio cinema, vecchio. Ciao, come state? Ciao, ciao. E io Dark Caverna Posse. Bella a tutti. Come vi chiamate? Testa Mala. Pulsar Uranio. Sid. Yax. Da dove arrivate? Da Milano. Io sono cresciuto a Cuneo, provincia di Cuneo. Borgo San Dalmazzo. Però, vabbè, però. Tutti gli altri Milano, da Milano. Barone. Sì, tutti, esatto, Milano. Principalmente zona magari sud. Milano sud, esatto. Mi dispiace, Yax. Infatti, sì. Lo ZAM, il centro sociale dove ci siamo conosciuti, abbiamo costruito, strutturato il nostro laboratorio un po' dalle origini. Si trovava appunto nella Barona, quando lo ZAM, il collettivo ZAM, occupava uno spazio abbandonato in quartiere, poi si è spostato più verso il centro e poi è tornato tutto in zona sud, presso il quartiere Chiesa Rossa, vicino Piazza Abbiategrasso, dove abbiamo avuto la possibilità di costruire un intero studio di registrazione, fare nuove sessioni, fare degli eventi, ospitare tanti artisti e riuscire a creare anche un clima più familiare tra di noi, a creare quel clima giusto per riuscire a fare musica insieme e spingere qualcosa. Secondo voi il posto in cui siete cresciuti e in cui vi siete formati ha influenzato il vostro stile e il rap che fate? Sì. Sì, un sacco. Cioè, allora, noi siamo... Un po' di anni fa ci piaceva dire che non siamo dei rapper militanti, ma siamo dei militanti che fanno rap, perché ci siamo avvicinati tutti al, vabbè, diciamo, nei primi anni poi tutto ha gravitato intorno al centro sociale ZAM, anche adesso, però poi si è un po' più ramificato anche in altre esperienze, però parlo di noi come gruppo, e quindi diciamo che senza dubbio l'esperienza del centro sociale ci ha abbastanza influenzato. E soprattutto ci ha dato anche un'impostazione, più che a livello personale, più un'impostazione a livello di gruppo, di come fare, anche quali pratiche adottare per tutta una serie di cose legate sia alla produzione musicale, ma sia anche proprio al beccarsi, al come prendere decisioni su cose. Cioè, siamo strutturati così, diciamo. E com'è nato il nome? Allora, infatti mi volevo collegare a questa cosa. In realtà volevo dire una cosa sul fatto dove siamo nati, sul fatto che siamo più o meno tutti di Milano Sud, o comunque anche Mauri, che comunque non è di Milano, cioè è venuto a vivere... E comunque siamo trovati anche nella stessa zona. Cioè, il fatto che questa cosa è presente nelle nostre canzoni, infatti anche nel nostro nome. Cioè, noi abbiamo visto la città come qualcosa di invasivo, cioè il posto dove siamo nati è qualcosa di alienante e vogliamo cercare di tornare a vivere in un altro modo, non soltanto spiritualmente, ma anche un po' vivere la città in un altro modo, in un posto dove comunque ti trovi, tra virgolette, isolato, pur essendo in mezzo a mille persone. Noi, cioè, ci chiamiamo Rap Caverna Posse perché abbiamo fatto questo concetto di tornare indietro invece di essere Homo sapiens, di essere Homo ruderalis, diciamo... Un ritorno alle caverne, un ritorno alla natura, più ovviamente metaforico che realistico, però, cioè, portando dei contenuti un po' critici verso la modernità in cui viviamo, cioè più verso il capitalismo che la modernità, parliamoci chiaro, è questo un po'... Cioè, citando Cesa, un altro che fa parte della Caverna Posse, diciamo che al giorno d'oggi fare schifo è un atto rivoluzionario. Quali sono i vostri riferimenti musicali? Beh, diciamo che siamo tutti un po' accomunati dal gusto per il rap underground, partendo dal boom bap, magari figure più importanti come possono essere per noi Luix, Cuba Cabal, La Costa Nostra, per fare un esempio di quei gruppi che ci hanno anche dato un po' l'imprinting riguardo alla modalità di fare, di esprimere i nostri messaggi, di, insomma, di spingere quel tipo di suono anche. Poi ovviamente ognuno di noi ha gusti vari che vanno in direzioni anche diverse, e abbiamo quindi, ognuno di noi ha un po' il suo gusto e ci sono molte occasioni di incontro e di contaminazione anche grazie a questo fatto. Voi fate rap di professione? No. Col rap non ci sostentiamo. Non ci sostentiamo. Diciamo che proprio dall'attitudine iniziale, questo appunto risente nel fatto che non è che ci sponsorizziamo, non andiamo a cercare i locali dove andare a suonare, frequentiamo molto la scena underground, ma diciamo che non è che stiamo lì sui social super presenti, quindi questa attitudine del Capernicola fa sì che effettivamente questa roba che diventa lavoro un po' difficile, ecco.
Cosa vi spinge a fare musica? Ci spinge soprattutto il fatto di, come diceva prima Yax, di beccarsi, di creare nuovi legami, nuove amicizie, apprendere nuove conoscenze attraverso una condivisione sempre di tipo orizzontale. Poi certo, questo non è così facile o immediato da mettere in pratica, c'è tutto un lavoro dietro di anni che però, come dire, siamo stati in grado di fare, e quindi adesso cerchiamo di usare il, diciamo, lo studio anche per, ad esempio, allargare a persone che magari non possono permettersi di registrare in quartiere, ragazzi, persone di qualsiasi tipo, magari migranti, persone che non avrebbero altra occasione di andare in uno studio e avere così la possibilità di fare qualcosa in, che, diciamo, per, come dire, per contribuire chiaramente a realizzare un po' le proprie idee. Si tratta sempre, esatto, di... giusto per aggiungermi, secondo me ci sono, c'è un livello che è quello più personale di che cosa ti spinge a scrivere, che vabbè, ognuno ha i suoi motivi, comunque tendenzialmente uno prende ispirazione anche dalla propria esperienza, dalla propria vita, e se a un certo punto ti senti che devi dire qualcosa lo dici, ma questo vale in modo diverso per ogni persona. A livello di gruppo senza dubbio ci spinge a far musica il fatto che abbiamo creato un laboratorio di registrazione che serve proprio per fare musica, perché fare musica di per sé è una cosa importante, nel senso che appunto dai la possibilità di esprimersi a un sacco di gente che magari non avrebbe i mezzi o all'inizio le conoscenze per farlo. E questa cosa quindi diventa una specie di loop, che poi il fatto che la gente si esprime all'interno di quel posto, di quel laboratorio, fa sì che anche noi che lo teniamo in qualche modo, cioè che poi che lo teniamo, noi che lo gestiamo, diciamo, in qualche modo ne siamo usciti arricchiti molto da questa cosa in passato. E quindi, insomma, il motivo più pratico è quello di fare il laboratorio. Perché? Perché è una cosa utile, bella. Quanto vale alzare il prezzo, correre weekend? Quanto vale quella crepa su una schiena Monet? Quanto vale la fatica di una madre? Frate, quanto meno fai quel blocchetto naturale? Che di per sé non varrebbe un bestello. La saggezza minerale maturata in un millennio. Ma quel che nasce da trafitto da un raggio di sole, un uomo se ne appropria al suo volere, diventa valore. Scrivi sopra quel rettangolo, non ti torretta se mi stai parlando. Lo schema è spento ma funziona dentro, come me che penso al maledetto fatto. Guarda che non sto sorridendo affatto. A volte sbatto un po' troppo, un occhio al malocco. 8 per 8 sulla 64, 8 per 8 la realtà 1024, presente 68, sogna per sempre sei morto. 448 leggo notizie sopra i pixel, brucio fogli XL, parlo con un mixer. C'ho problemi di taglia XL che mi fanno a pezzi come un tagliapizze. Apro la finestra e guardo il destro, cazzo destro, soggetto destro. C'è gente che c'ha più di un cellulare, mi fa vergognare di essere incidente più di un cellulare. Rap, raga! Invece anche la tecnologia consuma. Vabbè, in generale stiamo attenti a quello che facciamo nell'etica, nel rispetto degli altri. Questa società è difficile comportarsi. Che tipi di progetti riuscite a supportare? Rap e non solo? Sì, diciamo che il nostro è un laboratorio rap, e anche a livello di strumentazioni siamo focalizzati su quello. Quindi abbiamo dei microfoni, però insomma non abbiamo strumentazione per strumenti musicali, per registrare cose così. Quindi siamo basati su quello. Poi ovviamente nel tempo è passata gente che suonava qualsiasi cosa più o meno, quindi poi nel momento in cui si è lì a fare piazza o a fare musica, cioè viene fuori un po' tutto, diciamo. Però il nostro obiettivo, diciamo, è registrare le barre comunque. Cos'è per voi la musica? Una liberazione, un punto di incontro tra più persone. Qual è il processo creativo che vi porta a creare una traccia da zero proprio? Vorremmo capire anche noi, comunque. No, vabbè, secondo me, cioè, come detto, cioè, per me per esempio è molto difficile fare una traccia da solo, parlo personalmente in generale, cioè un po' questo sistema del laboratorio di trovarsi periodicamente anche solo per fare freestyle o fare un beat, non per forza per scrivere una canzone.
è quello che poi, cioè, più ci stai più ti viene voglia di farlo. Un po' quindi secondo me è stato anche spontaneo, cioè anche prima come siamo nati, perché cioè, è stato un po' l'aggregazione spontaneamente, cioè, ci ha fatto dire dai minchia iniziamo a scrivere insieme, a fare le canzoni insieme. Una cosa tira l'altra, se le prime canzoni magari avevano meno senso, poi dopo un po' si costruisce qualcosa con un senso. Non esatto. Per forza, non per forza sempre, però... Diciamo che quello è l'obiettivo, da cosa nasce cosa, e scrivere per me significa questo, cioè vedersi con una persona e cioè, tirare fuori anche insieme, cioè il testo, magari anche fare insieme il beat, cioè anche questa è la caratteristica che un po' no. ci distingue, che cioè, ci piace usare dei beat che facciamo noi, cioè, ecco. Più che altro Fagliazzo o Pulsar in realtà, o Cesa, esatto, però un po' tutti noi sappiamo farlo, quindi possiamo anche stare lì e farli a quattro mani, diciamo, a sei mani. I beat quindi li producete anche voi? Sì. Sì, esatto, cioè magari ci sono alcuni di noi che usano magari MPC o strumentazione, un po' tipo SP, strumenti di questo genere. Io magari uso più il computer, l'ho imparato a usare da autodidatta, Fruity Loops per produrre beat, e adesso sto anche un po' esplorando il grande impero del mix e del mastering, e quindi diciamo che tendenzialmente cerchiamo di coprire un po' tutto lo spettro produttivo partendo appunto dal beat. Magari qualcuno porta un beat nuovo, qualcuno piace, si mette a scrivere, poi c'è chi si aggiunge e quindi diventa un po' una catena. Infatti alcune delle nostre tracce che abbiamo fatto più spesso live in generale, o che la gente ha sentito di più, sono quelle dove siamo magari non posse track, però ci sono pezzi lunghi dove si susseguono strofe tendenzialmente. Tipo Wu-Tang Clan. Esatto. Sì. Ah, esempio, non andiamo alla ricerca per forza di un ritornello, ecco, certe volte ci sono tracce esatto, proprio no? A nastro, mozze, proprio cavernicole, grezze, è buona. Cioè, se esce, non è che stiamo a pensare più tanto. Il testo per voi è importante nelle vostre tracce? Sì, per me sì, è la cosa, cioè è una delle cose a cui presto più attenzione quando scrivo un testo, è proprio il fare, come dire, far sì che tutte la maggior parte delle parole che uso, dei concetti che esprimo, significhino qualcosa anche all'interno della singola strofa, per creare insomma legami, metafore, più livelli di interpretazione, di significato. E quindi anche quando scrivo magari cerco di non tornare indietro il più possibile, così da macinare una strofa fino alla fine e poi non dover tornare a rivederla. Però ognuno ha il suo metodo. Infatti voglio dire una cosa bella della nostra posse, che comunque ognuno ha un po' uno stile suo, e quindi anche nello scrivere ci sono diverse le tematiche. Ad esempio facciamo, cioè, penso che tutti ci teniamo abbastanza al testo, anch'io, però ultimamente sto anche sperimentando un po' più testi meno tecnici, ecco, mi faccio andare a prendere un po' più sul flow, su un effetto, non so, un'urlata piuttosto che una roba super tecnica, però in generale abbiamo stili diversi che... E fate anche delle cose puramente melodiche o solo rime e basta? Beh, abbiamo fatto delle sperimentazioni. Delle cose puramente melodiche che è meglio... Mi fai male. No, beh, forse... Cioè, io per esempio... Diciamo di no, cioè abbiamo fatto un po' a caso, però vabbè, io nel mio piccolissimo EP di 5 tracce ne ho messa anche una mezza cantata, cioè, perché comunque cioè, mi piace anche... Cioè, la melodia vuole la sua parte. Ci sta. Sì, esatto, solo che appunto nessuno di noi in realtà è un vero cantante da quel punto di vista, però diciamo che come almeno la melodia riusciamo a reggerla. Sì, ci prende anche bene, nel senso anche Cesa comunque se la canticchia ci pensiamo un po'. Non esatto, siamo mai stato a esplorare Cesa. Molto la melodia effettivamente, però non è che ci sta sulle palle a prescindere, ecco. Ah, in realtà molti di noi sono anche un po' musicisti, soprattutto chi fa i beat, chi magari suona la chitarra, la tastiera, quindi magari un po' c'è già un po' di... teoria. Concerto dal vivo, vi piace, non vi piace, vi terrorizza? La cosa più bella, è la cosa più bella, è l'apice. Cioè anche che ha alimentato negli anni il nostro gruppo, diciamo, cioè noi alla fine ci siamo basati sul suonare in giro in situazioni molto diverse, piccole, grandi, situazioni veramente di svariati tipi, tra cui anche questa sera, che aggiungiamo alla collezione. Che è storico. Quindi sì, diciamo che per noi è uno dei momenti più belli. Cioè all'inizio abbiamo fatto anche, non dico cavolate, abbiamo fatto anche 3 serate a settimana, cioè nel senso all'inizio facevamo live a manetta, senza Paco, col Paco, al Bosco, sì, eravamo sempre alla locandina, alla cantina. Sì, un po' anche perché quando eravamo in centro, cioè, manetta, quando
Sì, eravamo all'interno dello ZAM, che era un po' più in centro, e lì c'era un passaggio di persone notevole, quotidiano, cioè ogni sera c'erano centinaia di persone, quindi veniva fuori cioè spesso in una sola settimana c'erano più serate, quindi quello lì è stato un periodo molto denso e poi era stato anche un po' il nostro inizio, con quello che abbiamo iniziato a fare tanti live. 7 anni fa. Poi abbiamo iniziato a fare anche noi avevamo una vita diversa, cioè dal punto di vista. Cioè anche noi un po' le andavamo a cercare le serate, non è che proprio no. In realtà, cioè o meglio, qualsiasi cosa andavamo, uscivamo, esploravamo, andavamo, cioè a qualsiasi concerto che vai, poi dici, ma magari posso suonare qua. Vi piace più un momento nella sala prove oppure sul palco? Noi nella sala prove non ci siamo mai andati perché siamo disorganizzati. Però diciamo no, sul palco, perché appunto sì, un nostro difetto è la non riusciamo bene mai a organizzarci le prove, quindi finiamo sempre per farcele prima del live, dove cacchio siamo. Anche perché prima. Organizzarsi con un gruppo numeroso comunque è anche un po' impegnativo sotto quel punto di vista, quindi sì, in realtà... Cioè la nostra sala prova per la fine è l'hub, sì, quindi lì però di solito facciamo più, cioè sperimentiamo più. Come notato la scaletta l'abbiamo fatta Pulsar poco tempo fa, di più. Mezz'oretta fa, quindi sì, diciamo che è live, soprattutto a manetta, tanto live. Vuoi cambiare la mia vita? Ti prendi in braccio? Se la musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Vuoi cambiare la mia vita? Ti prendi in braccio? La musica ti mette in imbarazzo, levati dal cazzo, levati dal cazzo. Dove sta la radice del problema, dove sta il ramo malato? Ho scattato una foto ai seguaci di più hanno con una cano nel posto della faccia che si vede l'anno. Il popolo sarà soprano quando verrà investito da Dio. Parliamo di uno piaccio, no, che non mi sento italiano, è un sistema che mi dovrà difendere, non ancora nato. Caccio barre, occhi chiusi come gli animi di Dio. Ho scelto di studiare la storia rischiando dalla busta di Dio. Perché sciogliere il dato di fatto dal tanto la porta in giro di stata e porto colli che sta per il Dio. Penso nel cucino della morte che ve lo zio, c'è il ragazzo di Dio che ha sito posto in giro di Dio. Qual è il posto in cui avete cantato e rappato che vi ha emozionato di più? Difficile, no. Beh, a me perché abito in Barona, è effettivamente l'ultima Partigiani Quartiero, un festival antifascista, sì, 25 aprile, milanese, che si è fatto in Barona, Famagosta, cioè vicino a casa mia. Per me è stato una roba super potente, emozionante. Ce ne sono anche altre, però. Sì, anche per me è stato quello, suonare un po' nel sotto, cioè diciamo dove c'è il parcheggio di Famagosta, uno spazio ampio, e sempre insomma un po' nel disagio dell'abbandono delle istituzioni, dove fanno le scritte anche i fascisti, insomma, quindi un posto anche da riprendersi a livello proprio politico, e quindi insomma è stato molto bello quando abbiamo visto qualche migliaio di persone lì sotto il palco. È stato forte. Bah, io direi una cosa che è il contrario dell'altra, cioè sia mi è piaciuto tutte le volte che siamo usciti da Milano, sinceramente, anche per conoscere posti nuovi, sì, e adesso non potrei dire qual è stata la migliore, però d'altra parte mi piace, forse una delle serate migliori sono state anche in casa, tra virgolette, a Zamma, quando abbiamo noi stessi organizzato delle serate, magari invitando altri ospiti, e proprio perché c'erano quegli ospiti magari sono state delle belle serate, cioè non tanto per il nostro show dove eravamo, ma con chi eravamo, no? Sì, prima del Covid ne facevamo quasi una al mese praticamente, sì. Poi chiaramente adesso un po' col fatto che siamo tutti un po' più cresciuti, abbiamo tutte vite diverse, è difficile organizzarsi tra tante persone, e poi con la questione chiaramente della pandemia è stato difficile un po' recuperare. Però insomma ci stiamo, diciamo, provando anche a livello di organizzazione. Sì, penso anch'io che le situazioni più emozionanti per come me le sono vissute io siano state quelle appunto politiche grandi, quindi le occasioni come POQ, il ricordo di Dax, eccetera. Insomma, ci sono una serie di momenti, diciamo, ogni anno in cui un po' tutta la nostra, cioè un po' tutto il movimento, che poi è una comunità grande, anche molto eterogenea così, che però si becca, e per me essere davanti a tutta quella gente che tendenzialmente parla la nostra stessa lingua, che quindi me li sento abbastanza vicine come persone, anche se molti non li conosco, per me è emozionante, perché avere la possibilità di appunto cantare le nostre tracce così
Boh, è molto bello. Dal punto di vista puramente visivo, per voi le visual, l'abbigliamento, lo stare sul palco è importante oppure secondario? Secondo me è abbastanza importante, però noi non siamo molto bravi in questo, nel senso che possiamo senza dubbio migliorare. Poi è importante dal punto di vista della performance, quindi cioè, ovviamente quando vedi gli artisti bravi, diciamo, vedi anche che hanno, cioè, sanno muoversi per il palco, eccetera. Noi comunque ormai siamo abbastanza esperti, quindi sappiamo più o meno occupare il palco, muoverci, però diciamo che certo impiegare del tempo per migliorare quella parte lì senza dubbio ti fa avere un live più, che può essere migliore, più coinvolgente, così. Beh, stasera vedrai comunque. Perché quelle due cose visuali le abbiamo portate in ogni caso. Sì. Due Roberto ce l'abbiamo sempre. Lockdown è stato un momento tragico per molti artisti, perché oltre al fatto che non c'erano possibilità di suonare, sono stati anche bloccati proprio nella produzione. Voi siete riusciti a fare qualcosa, a scrivere qualcosa, oppure zero? Beh, nel lockdown abbiamo pubblicato il nostro primo video, girato ognuno in casa sua o nei luoghi dove si trovava confinato. Ed è stato divertente, certo è stato un po' particolare chiaramente riuscire a coordinarsi, però diciamo che gli astri si erano congiunti in quella maniera tale per cui siamo riusciti a farlo e quindi l'abbiamo fatto. La fortuna di frequentare sia ZAM o comunque in Barona, c'è anche un altro spazio, la Baronata, e all'interno fare comunque partecipare alle brigate di solidarietà per l'emergenza, quindi fare i pacchi, la spesa. Ha fatto sì che continuavamo a beccarci, però forse artisticamente ognuno, cioè nel senso, sì, alla fine è uscito il primo video rap per la posse, però non penso. Sì, comunque il pacco ce lo siamo presi anche noi, perché sia sono state molte meno, anzi c'è stata proprio cioè praticamente un'interruzione delle occasioni per noi per suonare, ma anche noi stessi di organizzare, insomma è stato lento e difficile, è stata lenta e difficile la ripresa delle serate che alla fine è avvenuta nei mesi scorsi, che è stata molto ben accolta, diciamo. E secondo me anche, cioè, la parte peggiore è stata per chi è più giovane, magari chi nel 2020-2021 ha 16-17 anni, che magari è quella l'età che sale la prima volta su un palco, cioè quelli che magari sono persi il primo passaggio più importante, no? Cioè il fatto che noi anche organizzavamo sti momenti, magari non sempre, cioè, però una volta al mese, per dire, di fare le jam, microfono aperto, dove tu entri gratis, non devi essere nessuno per prendere il microfono e cantare, se alla gente piace e la gente ti rispetta e continua a cantare, altrimenti comunque si gira, è un modo un po' per tutti per esprimersi, e purtroppo sta cosa l'ha proprio cancellato la possibilità a tanti ragazzi di salire sul palco per la prima volta. A noi ci influisce tra virgolette poco, perché siamo già un gruppo, siamo formati e non è che abbiamo avuto chissà quale problema, sì, no, cioè no. Siamo ancora qua, no? Però c'è chi proprio non è partito. Comunque se sentiamo le nuove leve che vanno, esatto, live fanno quasi tutti schifo, cioè, esatto, diciamo la verità, perché c'era il Covid, c'era comunque la gente stava a casa, non potevi fare live, quindi ti fai video su Instagram, views, è finito il lockdown, inizia a fare live e si notano tantissimi rapper che non sanno stare sul palco. Il motivo penso sia proprio per quello, perché la loro carriera è iniziata proprio in un momento storico particolare. Come vedete la scena musicale italiana, rap e non? Col binocolo, no. No. Rap e non, vabbè, non rap non so, perché non sono molto esperto. L'unica cosa che mi viene da dire è che ho visto un gruppo come Maneskin che girano il mondo, e da lì mi aspettavo che ne sto tutta una scena underground rock che saliva, ma non la vedo e questo mi fa un po' strano. Invece nel rap questa roba qua, quando diciamo salgono uno o due altri artisti, piano piano salgono gli altri artisti che macinano anni e anni nel sottosuolo. Per rap, per me, dal mio punto di vista, beh, bello, perché comunque ci sono anche prima ci sono sempre stati stili diversi, però ci sono sempre più stili diversi, attitudini diversi, e ragazzi che comunque dal rap possono approcciarsi anche alla cultura hip hop, quindi sempre un aggancio per parlare di qualcosa, uno spunto di qualcosa, e quindi secondo me sta bene il rap in Italia. Sì, poi diciamo che a Milano c'è anche molta attrazione, infatti abbiamo conosciuto persone magari venute a Milano apposta per fare musica,
o comunque sì, conosciuto persone che vengono da fuori a stabilirsi qui, poi ognuno si trova un po' la sua strada. Diciamo che a livello di scena underground chiaramente c'è stato il Covid che ha un po' spezzato le gambe a molti. Ci sono varie situazioni, insomma, basta uscire di casa una sera e andare un po' in zona centro, magari sui Navigli, ci sono magari locali che dove si fanno situazioni tipo open mic o DJ set, dove è facile incontrare artisti e quindi dove creare un po' di ballotta. Certo, no, magari non è come gli anni scorsi che c'era una jam ogni mese, però comunque qualcosa c'è sempre. Milano è una città piena di occasioni e anche se, diciamo, spesso magari si tratta anche di situazioni un po' diverse dalle jam a cui eravamo abituati prima, perché magari ci sono, come dire, anche il ruolo dell'hip hop si è un po' sviluppato nella società e quindi adesso entra nelle scuole, entra nelle carceri, entra nei bandi comunali e quindi magari ci sono anche situazioni che non sono vere e proprie jam ma anche magari, diciamo, piattaforme dove far emergere nuovi artisti e insomma si tratta un po' sempre della via che uno vuole prendere. Mi muovo tra i meandri scuri degli angoli insicuri dove trovi altri passaggi segreti degli altri dentro i muri. Scrivono tamburi ed angoli bui, vedo con gli angoli di luce ma sono strati di luce a cui deamoli. Quelle strade brancoli mentre ferraggi, stanotte frega, te ne frega e te perché ti salvi buie e vetre. Mi miscela pronta a combinarsi, meglio non fidarsi, dare stili e lasci brontiarsi. Che ti fa? Continui i sigaretti, giochi, masti, giochi esausti. Quando puoi avere pronti passi qua. Niente stato nel mondo della finzione, la città genera mostri in segnate nel sole della ragione qua. L'ombra negazione blocca la tangente, ma le converge, con un cedimento la perde. Tu, di un ambiente, nel niente, nel niente della serpe. L'esperienza è persa per sempre. È la solita solfa, polvere depositata sulla mia colpa. Se me ne allergizzo è solo per farla franca un'altra volta. Ormai ho le palle varicose, piene di varie cose. Mi aspetto alla mutazione finale in protuberanza di volo. Quindi come servito mi ha reso stitico il mio tenermi la cacca in un centro sociale. Non è nulla di politico. Scopo come una morte per fare procedere per bianco. Fui all'uno di primo banco, ultimo nel franco. Non ho solidarizzato anche con i miei compagni di classe. Sarà perché non ho mai compagni di classe. Sarà perché i compagni di me me li sono scelti quando hanno smittato le classi in ruoli da aperto mio e altro momento di spiriti significazione diversi. Io penso che scannerai e tenevo gli intrighi perversi. Tormento la parrucca, ma non mi ricordo i capelli. Che la papelata fa per cortelli da tutti i suoi fratelli. Social, li usate, non li usate, li odiate? Yappi si è espulso dai social. Sì, vabbè, a livello di rap caverna li usiamo. Sì, come rap facciamo caverna, un uso abbastanza duro, limitato, cioè nel senso pubblichiamo un po' di robe, cioè ovviamente quando suoniamo in giro, quando ci sono iniziative, cose, cioè è pur sempre una pagina con qualche centinaio, migliaia di visitatori, diciamo, followers, e quindi se devi dire una cosa sono pur sempre dei mezzi utili che usiamo. Poi di sicuro non stiamo dietro a troppe minchiate perché, cioè, più o meno nessuno di noi ha particolarmente l'attitudine di stare sui social, quindi non abbiamo mai sviluppato la cosa, però diciamo la pagina ce l'abbiamo, certo, per comunicare alla fine ci sta. Volete lasciare il riferimento? Sì, allora su Facebook ci trovate come Rap Caverna Pos, e mentre su Instagram come Rap Caverna Pos 77-77. Avete un'etichetta discografica che vi dà una mano oppure fate tutto quanto voi? Ah, tutto a casa. Rap Caverna Studios, esatto. Dal mic al mix master, quasi. Anche la stampa di CD abbiamo fatto qualche volta a mano, computer. Sì, con il doppio masterizzatore due alla volta. Avete cavernicoli in quel senso. Avete dei progetti futuri, video, album? Sì, allora noi come Rap Caverna Posse abbiamo fatto un mixtape nel 2016, Homo Ruderalis. E poi abbiamo fatto uscire il nostro primo album dopo la pandemia nel 2021, primo album ufficiale. Sì. Adesso ci siamo un po' concentrati anche su progetti solisti, progetti in collaborazione tra di noi, EP. E sì, attualmente diciamo che ognuno di noi ha un po' magari album in serbo, collaborazioni in corso. Beh, sì, tipo ci sarà, come Rap Caverna Post probabilmente faremo una parte 2 di Homo Ruderalis, comunque un progetto similare, e poi ad esempio sì, io vorrei uscire con il mio primo disco da solista quest'anno. Per ritornare alla parte politica,
C'è una istanza, una lotta che volete in qualche modo supportare, che vi urge di più, ecco? La solidarietà tra le lotte, perché non, esatto, ce n'è una in particolare, ma dalla casa, alla sanità, alle carceri, alla scuola, cioè tutte queste lotte qua devono essere interconnesse, se no non hanno senso, cioè non è che non hanno senso, hanno senso di esistere e sarà anche meglio, però è la solidarietà, è un'arma, e fare rete sulle lotte differenti, secondo me, è una cosa su cui puntare, quindi non so poi se qualcuno vuole dire quello nello specifico, molti di noi hanno fatto parte della lotta per la casa, il movimento per la casa, però non è che è più importante di altre istanze. Sì, esatto, cioè diciamo che non è che c'è una lotta che preferiamo, ci sono certe cose che viviamo magari più nel quotidiano di altri, che quindi poi magari siamo più coinvolti in quelle che in altre, però sì, quello che dice Mauri è, cioè la solidarietà tra le lotte è, cioè, fondamentale, quindi... Domanda su un altro gruppo rap, la P38, vi piacciono o non vi piacciono? Cosa pensate del loro progetto musicale? Anche qua siamo, dato che siamo in tanti, ognuno ha idee diverse, c'è chi li piace, se li ascolta anche, ad esempio come me, c'è chi invece non li sa molto simpatico, c'è chi sta indifferente, c'è chi apprezza comunque quello che fanno, diciamo, spingendo un certo immaginario. Però non è che abbiamo un'idea proprio in comune, sicuro è che siamo solidari con quello che gli è successo, questo, esatto, non c'è da discuterne, questo è ovvio. No. Cioè, musicalmente, esatto, sono un po' magari anche un po' differenti, però, cioè, ognuno c'è i suoi gusti, no? Certo. Cioè, esatto, magari chi piace, chi non piace. C'è chi piace, chi non piace, però siamo... Però quello che è successo è un po' una porcata, cioè, certo, più che altro, cioè, creiamo anche un precedente che se noi stiamo zitti, e... cioè, poi succede che passa e si ripete, no? E non è giusta sta cosa. Diciamo che in Italia non è neanche la prima volta, perché come si chiama quel rapper sardo anche Bex, che era un dito medio alle basi, esatto, nato, è stato e comunque vabbè, un po' tutti noi che lo sappiamo, chi fa politica poi prima o poi gliela fanno pagare, cioè sia che lo fai con la musica, sia che lo fai con altri, con loro sono stati esagerati proprio perché magari sono più mediaticamente vivi e quindi diciamo che adesso hanno fatto rock, nessuno se li cacava, però fanno trap, va molto, allora è successo macello, diciamo che c'è un po', in generale c'è anche la criminalizzazione della musica in generale, al di là di P38, anche quello che sta succedendo in generale con la musica trap e rap prima, cioè anche a livello mediatico sto parlando un po', perché alla fine quello che pensa la gente, cioè, ci si fa una risata sopra. Però quando è un giornale che parla di te, cioè ne parla in un certo modo, come tu, cioè fai, sei un criminale più che far musica, cioè o comunque sei un criminale per quello che canti, no? Non per quello che fai. Per quello che fai, ok, cioè ci sono i tribunali, ma per la musica non ci dovrebbe essere nessun tribunale. Più che altro troviamo assurdo che ci sono artisti che sono anni che spingono la mafia, ma nessuno ha mai detto niente, ma ok, ci può anche stare. Va bene, però ma perché quelle sono anche un po' parodie, cioè sono cose un po' circolari, fino a se stesse, sono prese in giro, capito? Anche da interpretare seriamente o ironicamente la musica, anche per questo che, cioè, non va bene. Anche i testi di P38 possono essere interpretati seriamente o ironicamente o metaforicamente, cioè, e tutto sta all'interpretazione che dai, no? Quindi chi ha la coda di paglia si sente minacciato, allora ha fatto così, e chi invece sa leggere un testo ha capito in un altro modo. Tre artisti a testa che bisogna assolutamente conoscere. Mulatto Astatke, diciamo padrino dell'Etio Jazz, fonte di sample incredibile per i nostri beat. Poi che altro dire, parlando di invece di hip hop, rap, sicuramente i Mattacchiones, sono un gruppo parodia del b-boy medio italiano degli primi anni 2000, fantastico, andatevelo a cercare il loro primo e unico disco. E poi direi sempre nell'hip hop Aesop Rock. Sì, io direi Cuba Cabal, Chaos, un po' per lo school, poi non saprei, Marrakesh in generale perché mi piace. Ma sì, ce ne sono tanti che, non so, se penso ai beat, a me piace molto Cooking Soul, che è un produttore spagnolo mi sembra, o comunque di origine. Mm-hmm. Che è abbastanza un grande, poi una figura molto positiva. Poi del rap italiano direi Esa, perché credo che cioè, al giorno d'oggi, cioè, è stato storicamente una delle figure più importanti del rap italiano, e oggi secondo me rappresenta veramente tutto il bene che l'hip hop sa spingere. Esa ne è portatore. Inoltre poi vabbè, noi come RCP ci siamo anche particolarmente legati, perché nostro gruppo è venuto fuori come conseguenza di un laboratorio che originariamente era stato organizzato da ESA,
nel primo ZAM, quindi poi da lì, in quell'esperienza ci siamo beccati, diciamo, poi da lì alcuni di noi sono rimasti, siamo diventati questo gruppo. L'ultimo artista, ma non so, Jeff Beck, perché è un chitarrista fortissimo. Triflusso, Bologna, MC Bibo di Grosseto e Margherita Vicario, che non fa rap ma rappa più di altri rapper che ci sono nella scena. Molte grazie. Io. Bella ragazzi. Bella, grazie. Nota, molotov cane in bocca, cocca non tocca, a sarà dura vita loca, blocca, sabota, non vota più nessuna rota, non beviamo le botte, cazzo che dite dopo ci viene la grotta, scappa dagli acap, la pattuglia sotto casa, a me io gli dico sciocca, perché sarei senza casa, le popo ci sono, perché ci sono quelli di lusso, busso la pura busta, un'altra volta lo sfratto, non aprire con la tua botta. Piano per non far rumore, ti addormenti fascista e ti risvegli quest'ore. Porco Dio, togli alla polizia, maro, follia, farò come Nazirino. Babbo, è cappio, soldatini a predappio, onore, rispetto, un cazzo al capo duce che se la scappia. Lo so, di sera fascio per terra, altro che galera, giù, miniera, giù, Siberia. Non è trappro, non è troppo complicato. Questa merda rompe che la capo che non ti ha ancora pagato. Quando mi prenderò una malattia terminale, cercherò di farmi saltare con l'esplosivo dentro al Quirinale. Lotta, nota, molotov cane in bocca, coca non coca, a sarà dura vita loca, blocca, sabota, non vota più nessuna gotta. Non beviamo le vostre cazzate che dopo ci viene la gotta. Merda, quando dico testa voi mi dite mala, testa. Gli unici sognieri, fascisti nei quartieri,